la vita mi ha portato via. La vita. E chi? Chi è? Sono Giulia Medina, per l'annuncio. Ha portato il curriculum? Curriculum vitae. Eccolo. Lei vive ancora con i suoi genitori? No, sono morti. Magnifico. Lì, a 1,30 m, era seduta mia moglie, Anna Maria. E lì, dove è seduta lei ora, era seduta mia figlia. La prego, non se ne vada, non se ne vada, la prego, la prego. Ah, hanno suonato. Per me, vado io. Oppla! Nel suicidio c'è qualcosa di meraviglioso, non trova? Gira il coltello, se lo conficca nel petto e comincia a gridare: ecco, questo è il mio corpo, finalmente lo sento, ora, finalmente lo sento. Ma che cosa vuoi da me? Quel pomeriggio, quel signore è entrato e ti ha portato via. Ma non c'era violenza fra di voi, c'era soltanto armonia, armonia, come se vi foste conosciuti prima. Poi è arrivata la bambina. Quella bambina ha cambiato la nostra vita. Che una notte ero talmente disperato. Ho fatto salire in macchina una di quelle e l'ho baciata. Ma signore, ma si muove, dice la ragazza, si muove. Ah beh, certo che si muove. Sono anziano, giarotto, sono proprio un cadavere. No, si muove la dentiera. Oddio. E poi arriva il primario per imporre silenzio. Non ce la fa, non ce la fa, ride anche lui. Lui ride più forte di tutti. Ride. E quello gli scoppia il cuore. Te lo ricordi? Te l'ho regalato per il tuo 7° compleanno. Eravamo il vostro bottino di guerra. Ci avete dato in adozione a chi di voi non poteva avere figli. Bambini destinati ad amare come genitori coloro che spesso erano stati carnefici dei loro genitori veri. Questa bambina... sei tu? No, non sono io. Come no? Non sono io. Sì, sei tu. Sì, che sei mia figlia, sì. Sei mio figlio, sei mio figlio. Non sono io. Sei mia figlia. No, non sono tu. Sei mia figlia. Sei mia figlia. Quell'uomo è steso sul letto, fino a mare di sangue la tua padre.